Non dovete alzare le mani, però nel vostro cuore alzate le mani. Non so quanti di voi avete letto Ebrei 11 questa settimana, o quanti di voi avete letto il secondo capitolo di Re. Non importa, comunque accenderò. Se avete le vostre Bibbie, vi incoraggio di leggerlo insieme a me in questo momento. E vorrei iniziare proprio con il versetto di Ebrei, ok? Ebrei, dal primo capitolo, dal undicesimo capitolo, Ebrei 11, primo versetto. Primo versetto di Ebrei dice: ora la fede è la certezza di cose che si sperano, dimostrazioni di realtà che non si vedono. Ora, la fede è la certezza di cose che si sperano, dimostrazioni di realtà che non si vedono, realtà che non si vedono. Sapete, il libro degli Ebrei è stato scritto per ebrei cristiani che si erano convertiti all'Evangelo, però stavano sotto persecuzione e erano tentati a ritornare alla vecchia religione per salvare la loro pelle, per salvare la loro vita. L'autore dice che non lo fate perché se rinnegate Cristo non c'è più speranza per voi, non c'è più ritorno. E cosa fa? Lui nel primo versetto del capitolo 12, lui ricorda la fede di patriarchi, la fede di martiri, e dice che vedi, noi siamo circondati da una nuvola di siamo circondati da una nuvola di testimoni che ci hanno preceduti. Dunque guarda la loro fede e come sono stati fedeli fino alla fine, malgrado le difficoltà, malgrado i martiri, malgrado non aver visto le promesse e grazie. Guarda la loro fede e non rinnegare. In questa categoria di eroi della fede troviamo nel versetto 35 del capitolo del secondo Re 4, dice: donne tra questi fedeli, tra questi sentiti della fede, c'erano donne che ebbero, che riebbero per risurrezione i loro morti. Dunque, i patriarchi, i martiri, e tra di questi c'erano queste donne che riebbero per la risurrezione i loro morti. Erano donne anonime, non è che ha dato un nome a queste donne, ma una di queste donne, le troviamo nel capitolo di Secondo Re, capitolo 4. E una di queste donne che viene menzionata come questa testimone, no? Questa eroe della fede, è una donna che viveva in una città in Samaria, che era il nord, regno del nord di Israele, in una città chiamata Shunam. Lei è anonima, viene chiamata la Shunamita, ok? Come la Bagliola, no? O la Vita Pesa. E Shunam era una città centrale, nel luogo centrale, che era lontano circa 50 km da Monte Carmelo. Se vi ricordate, Monte Carmelo era famoso perché anni prima c'era Elia. Elia sul Monte Carmelo cosa fece? Uccise 400 profeti di Baal, sfidando i profeti di Baal con i due altari, e se vi ricordate Dio accettò il sacrificio di Elia e non accettò il sacrificio dei profeti. E Elia cosa fece? Elia dette il mantello del profeta, dette la sua unzione praticamente al prossimo profeta, che era Eliseo. Elia fu rapito in cielo e Eliseo era il profeta del momento, il profeta del luogo. E quando Eliseo viveva a Monte Carmelo, e su Monte Carmelo la scrittura ci fa capire che su Monte Carmelo c'era come un seminario,
tipo una scuola di profeti, dove venivano insegnato delle cose della parola di Dio, scuola per i profeti, un ritiro spirituale, un luogo in mezzo alla natura dove contemplavano Dio. Però Eliseo che faceva? Eliseo andava in giro per il luogo, per i suoi affari e per gli affari di questa scuola. Quando passava per Shunem, cosa succedeva? C'era una donna favolosa, benestante, donna ricca. Non dice che suo marito era ricco, dice che lei era ricca. E lo invitava sempre a mangiare con lui. Insisteva ogni volta che passava: devi rimanere con me, devi rimanere a casa nostra. Non soltanto era benestante, ma era una donna sensibile alle cose spirituali, le cose che riguardavano il vero Dio. Ricordiamoci che in Samaria, nel regno del nord, era una Babilonia di confusione, non c'era ordine politico, un ordine religioso non c'era, perché i veri sacerdoti di massa si ritrasferirono giù in Giuda e ci furono dei preti sacerdoti ordinati da Geroboam, che non erano loro ordinati al sacerdozio. E non solo, anni prima c'era il re Acab e Jezebel, non so se vi ricordate, che introdussero il culto di Baal in quella regione. Dunque religiosamente, politicamente, era terribile. Eliseo era il profeta di quella donna, e questa donna aveva una sensibilità verso le vere cose di Dio. Ecco perché quando passava Eliseo dice: guarda, ti devi fermare da me. E non solo era ospitale, non solo era benestante, ma era molto generosa, no? E disse a suo marito: possiamo costruire un appartamentino per lui sopra, no? Così quando lui viene con le proprietà gli mettiamo un lettino, gli mettiamo una sedia, no? E può stare qui. E il marito disse: sì, vediamo pure una delle caratteristiche di questa donna, e che rispettava il ruolo del marito, pur essendo benestante, no? Rispettava il suo ruolo del suo marito. Dunque, Eliseo voleva contraccambiare questa ospitalità, e voleva, e disse al suo servo, disse: guarda, io devo fare qualche cosa per questa donna, fai una cosa, vai a chiedere se posso fare qualche cosa per te. Perché Eliseo aveva contatti con il re, con le altre autorità, no? Era un po', voleva fare da zeppa. Lui era umano, era una persona come noi. Allora mandò il servo, e il servo disse alla donna: senti, c'è qualche cosa che possiamo fare per te? Perché Eliseo conosce il re, Eliseo conosce i capi dell'esercito. E lui: no, io sto bene con il mio popolo così. Dunque vediamo pure che una delle caratteristiche di questa donna è che era una donna soddisfatta, che non cercava altre cose, era umile, era contenta di quello che si trovava. Allora Eliseo non gli andava giù questa cosa. Dice: noi dobbiamo fare qualche cosa per questa donna. E allora, parlando al servo, dice: ma cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? E il servo dice: sai una cosa? Lei non ha figli. Ah, allora Eliseo dice: vai a chiamare suo figlio, no? Chiamò la donna, venne la donna e gli disse alla donna: guarda, entro un anno tu avrai un figlio. E questa donna disse: guarda, non mi prendi in giro, no? Era una donna che non aveva figli, non mi puoi prendere in giro in questo modo. Guarda, tu entro un anno avrai un figlio. Infatti, dopo un anno, ebbe un figlio. Poi passarono degli anni e arrivò un giorno, una mattinata, un evento che le cambiò. Che cambiarono le cose, un evento che avrebbe messo a dura prova la sua fede. Perché il bambino stava in campagna con il padre, e inaspettatamente questo bambino si sentì male, cominciò a vedere mal di testa, e il padre prende un servo, lo manda a casa dalla madre, e questo bambino sulle ginocchia della madre cosa fa? Muore. Lei prende il bambino, lo porta nella stanza del profeta, lo corica sul letto del profeta, chiude la porta e corre dal marito
E cosa dice il capitolo? Dice: dammi un asino e dammi un servo, io devo andare sul Monte Carmelo, io devo andare dal profeta di Dio. Non è che dico, guarda, è morto il figlio, non vediamo che lei dice questo, lei non dice questo, non vediamo che è disperata, non vediamo che è in angoscia, e dice: dammi un asino e dammi un servo, io vado dal profeta di Dio, corro e torno subito. E il padre risponde: perché vuoi andare proprio da lui oggi? Non è il 9 luglio e neppure sabato, perché di solito si andava a profeta in questi luoghi, giorni sacri, festivi. E le rispose: andrà tutto bene. E partì di corsa. Di nuovo, notiamo che non parlò del marito con questo fatto. Pur avendo il bambino morto, chiuso in una stanza, poi si dice: andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Lei corre, e ricordiamoci che da Shunem a Monte Carmelo sono 6 ore di andata, Immaginate questa donna sull'asino. E da lontano Eliseo vide la donna, e lei, Eliseo manda il suo servo, dice: guarda, va incontro e digli, ti prego, stai bene? Sta bene tuo marito? E il fanciullo sta bene? Ella rispose al servo: stanno bene. Non vediamo questa donna in queste situazioni così terrificanti dire: andrà tutto bene, stanno bene. È follia, no? E cosa fa? Vede il profeta, arriva a casa, il servo prova a allontanarla da lui, lui dice: no, lo vedi che è disperata questa donna? Cosa fa questa donna? Si prostra ai suoi piedi e dice: perché mi hai fatto questo? Ma non mi hai detto, no, che mi hai promesso un figlio, mi hai preso in giro. E allora che fa? Eliseo dice al servo: ecco, prendi il mio bastone, corri, vai dal figlio e mettimelo sulla faccia. E arriviamo. E lei dice: guarda, io non vengo se non vieni tu, io non voglio il bastone, io voglio che vieni tu, proprio questa fede di questo profeta, questo uomo che intercedeva per Dio. E allora Eliseo va, e cosa fa? In un modo strano lo risuscita, e lei riebbe il figlio. È molto bella questa storia, è difficile, guarda, fare una predica in 30 minuti su una cosa del genere, però quello che vogliamo chiederci oggi è che cosa c'era di speciale nella fede di questa donna, che viene elencata tra i grandi esempi della fede, tra la nuvola di testimoni che ci circondano. Cos'era quello, diciamo, così speciale, così particolare di questa donna? Ci sono vari punti di vista, se tu leggi alcuni commentari. E un punto di vista, che io chiamerei un punto di vista, una spiegazione religiosa, che dovrebbe essere così, alcuni commentari dicono tradizionalisti, quelli che negano i segni e miracoli dopo gli apostoli, quelli che negano la potenza dello Spirito Santo, che era solo per un tempo, loro dicono: guarda, lei viene, il suo esempio era perché era una donna pia, era una donna generosa, aveva un carattere molto bello, e aveva ospitalità, era una donna generosa, rispettava suo marito, caratteri belli, no? E lei è un esempio della fede, perché quando disse andrà tutto bene, stanno bene, voleva dire: mio figlio ora sta in paradiso e Dio ci insegnerà una lezione attraverso questo, e noi accettiamo tutto quello che Dio dice. No, questa è una mentalità, è una spiegazione religiosa. Non so se mi sto spiegando, ok? È importante questo. È una
spiegazione comune. È una spiegazione comune oggi, perché in qualche modo ti rinnega un Dio soprannaturale che può far risorgere un morto. È una seconda interpretazione, perché questa donna viene elencata tra esempi di donne della fede. Io lo chiamerei perché era una donna con una fede radicale in Dio. Una cosa è una fede religiosa, è una cosa è una fede radicale in Dio. Perché lei sapeva che il suo Dio aveva la potenza e la capacità di risuscitare il suo figlio. Amen, amen. Non mandarlo in paradiso solo, insegnargli una lezione, aiutarli attraverso la sofferenza, risuscitare il figlio, amen? Amen. Il Dio di quella shunamita era lo stesso Dio di Abramo. Lei credeva nello stesso Dio di Abramo. E che cosa c'era speciale di Abramo? Nel versetto 18 dell'Ebrei dice: pure Dio gli aveva detto, è in Isacco che ti sarà data una discendenza. Abramo era persuaso che Dio è potente da risuscitare anche i morti, e riebbe Isacco come per una specie di risurrezione. Cosa significa? Vi ricordate Abramo e Isacco? Dio disse: dammi tuo figlio, sacrificalo. Lui prese suo figlio, andò sul monte per sacrificarlo, sapendo fino all'ultimo che lo avrebbe, anche se l'avesse ucciso, lo avrebbe risuscitato. Perché? Perché la promessa era in Isacco. La promessa della venuta del Salvatore era in Isacco, non un altro Isacco. Questo Isacco. Dunque, se Dio me lo prende, Dio me lo risuscita. Perché? Perché Dio è Dio di promesse. Dio che mantiene le sue promesse. Dio che è fedele alla sua parola. Il Dio di Abramo era il suo Dio. Andrà tutto bene, perché? Perché nella sua testa il Dio di Abramo è il mio Dio. Lui è capace di risuscitare il mio figlio. Al servo stanno tutti bene. Il Dio di Abramo è quello che risusciterebbe, avrebbe risuscitato Isacco. E è il mio Dio. E io credo in questo Dio. La donna aveva fede nelle promesse delle benedizioni di Dio. Vi ricordate, il tempo fa predicai sul monte delle benedizioni e delle maledizioni? E c'erano le benedizioni. In Salmo 28, avanti fuori, Deuteronomio 28, no? Dice: benedetto sarà il frutto del tuo grembo. Questa era una delle benedizioni per chi osservava la legge, per chi camminava con Dio. C'era la benedizione di Dio. Dio non è uno schizofrenico che ti dice: di fatti ti dico questo, poi te ne faccio un altro. Dunque, se il suo frutto era benedetto, la morte del bambino non era una benedizione, non era una cosa benedetta, è una maledizione. Lei dice: è possibile? Perché io seguo, io cammino con Dio, io osservo. Non è il nostro caso, ok? Noi siamo nel nuovo testamento. Credeva nella parola di Dio. Il Salmo che scrisse Davide, il Salmo 127, dice: ecco, i figli sono un dono che viene dal Signore, il frutto del grembo materno è un premio, come frecce nelle mani di un prode, così sono i figli della giovinezza. Lei aveva certezza che Dio avrebbe benedetto questo figlio, perché l'aveva promesso, era una sicurezza per lei. Dunque, questo era questo suo Dio. E questo è quello che lei diceva nella sua testa: andrà tutto bene, stanno bene, perché Dio mi ha promesso un figlio. Dio mi ha promesso un figlio. Lei ha rifiutato con la sua bocca dire: è morto. Lei ha rifiutato di dire a suo marito: è morto. Lei ha rifiutato di dire con la sua bocca al servo: è morto. E lei disse con la sua bocca al profeta:
io non vado se tu non vieni con me. Io non vado se tu, profeta di Dio, bocca di Dio, non vieni con me, perché tu me l'hai promesso e io credo. Sapete, quando dice andrà tutto bene, ho visto alcune traduzioni, e la migliore è della Diodati, che rispetta molto più quello che è nel Vecchio Testamento in questo caso, perché quando noi leggiamo nella Nuova Riveduta andrà tutto bene, viene tradotto lascia fare. Quando noi leggiamo la traduzione nella CEI, nella Bibbia Cattolica, dice andrà tutto bene, vuol dire addio. Sono cose diverse. Andrà tutto bene e lascia fare e addio hanno un senso diverso, perché 89 tradotta andrà tutto bene nella lingua ebraica è shalom, che significa pace. 89 volte viene usato come pace, 12 volte viene usato come sicurezza, 11 volte viene usata come prosperità, 10 volte come bene. Dunque, lascia fare e addio dà un peso diverso alla cosa, perché il nostro Dio è un Dio soprannaturale, cari fratelli e sorelle. Amen. Non è un Dio che ti tampona il dolore lì per lì, è un Dio di potenza. Lei chiuse quella porta del bambino perché non permise i suoi sensi di dirle: è morto, figlio mio, che farò senza di te? Oh, guardo la disgrazia, sto qui, mi fisso su questo. Perché? Perché avrebbe sabotato la sua fede. Lo sai che vuol dire sabotare? Vuol dire quando una cosa funziona bene, qualche cosa dall'esterno viene introdotto per distruggere il funzionamento di quella cosa. La sua fede era preziosa. Lei non voleva nessuna cosa, nessuna visione, nessun dato, lo chiuse e corse da Dio. Lei non volle alcuna parola dalla sua bocca stessa che avrebbe infestato la sua fede. Non so se mi sto spiegando. Questa è una spiegazione radicale, ma io sono radicale, ok? Poi uno mi ha detto ci sono solo queste due spiegazioni, però lei non vuole essere infestata dalla parola degli altri, perché lei era certo che il suo Dio era così fedele, così buono, così potente, che avrebbe risuscitato quel figlio. E nulla, nessuna parola sua, nessuna parola di qualcun altro avrebbe seminato una tentazione di dubbio, perché dice: è morto. E come è morto? Allora piano piano incomincia a pensare: oh, è morto davvero. Allora la fede incomincia a indebolirsi. Quando comincia a avere dubbi, lo sai che cosa produce? Incredulità. Lì, la tentazione è il dubbio. Il dubbio ti porta a essere incredulo. Incredulo in che cosa? Non credi più in Dio, non credi più nelle promesse di Dio, in qualunque circostanza, cari fratelli e sorelle. Dunque, le nostre parole hanno potere. Quello che noi sentiamo e riceviamo dall'esterno o ha un effetto benefico per la tua fede o è lontano per la tua fede. E io non sto dicendo, chiarisco, metti la tua testa sotto la sabbia, tutto va bene, non succede niente, non avremo problemi. No, questa donna ha avuto problemi, ma la sua fede era preziosa e non avrebbe permesso alcuna cosa fino a che lo sentisse dalla fonte stessa che, ok, questo è il volere di Dio. Non avrete sentito alcuna persona, alcuna condizione. Dunque, noi dobbiamo stare attenti, cari fratelli, a quello che entra nella nostra mente e quello che noi facciamo entrare nella nostra mente attraverso i sensi, quello che vedi,
quello che senti, quello che tocchi, perché non vogliamo che cose la nostra fede. Quello che dichiariamo è uguale più o meno quello che dichiariamo. Sì, noi non vogliamo, dobbiamo stare attenti anche a quello che diciamo, no? Perché se Dio ti dice una cosa, non puoi dire al contrario. Se Dio dice io provvederò ai tuoi bisogni, non puoi dire io morirò di fame. Quello è sabotare la tua fede. Non so se mi spiego. E noi dobbiamo stare attenti perché veniamo bombardati dai telegiornali. I telegiornali ci dicono, con questa scusa del Covid, mettono noi non potremo adorare Dio insieme. È vero, no? Non possiamo adorare, non potremo incontrarci, perché quello è un tavolo che distrugge la nostra fede in che cosa? In Dio, perché Dio vuole che il suo popolo si raduna e lo adora, perché Dio è più forte di qualunque Covid. Dio è al di sopra di qualunque autorità. Dunque noi, finché possiamo radunarci, dobbiamo radunarci. Non c'è cosa più grande che possa ostruire, danneggiare, creare un sabotaggio nella nostra fede, nei riguardi di quello che Dio vuole. Non so se mi spiego. Noi non dobbiamo farci sabotare la fede, danneggiare, traumatizzare la fede, ma ne ero più grosso che traumatizzarci la fede da un effetto medico, da una diagnosi, perché Dio dice io sono colui che ti guarisce, è lui che ci darà il modo per guarire. Non possiamo annullare la potenza di Dio per una parola di un uomo sbagliato, fallibile. Non possiamo in faccia indebolire la fede che i nostri figli saranno salvati e verranno al Signore, perché sentiamo dalle loro parole o dal mondo che li circondano, quello che loro ripetono, che fanno parte del mondo. Quello non può indebolire la nostra fede in quello che Dio dice, che il nostro Dio sarà il loro Dio. E noi con la nostra bocca dobbiamo ripetere queste cose, dobbiamo combattere queste cose, dobbiamo non abboccare a queste parole che vogliono danneggiare la loro fede. Dunque questa donna aveva una fede esemplare, perché in nessun modo avrebbe fatto ferire, distruggere la sua fede in questo momento. La nostra fede, fratelli, è preziosa. Avanti per favore. La nostra fede è preziosa. E, sai, io conosco persone che hanno delle cose preziose a casa, hanno l'oro, e lo tengono nascosto in una cassaforte. E poi hanno due agenzie di sorveglianza che gli dicono, no, uno, due, no, perché è prezioso quell'oro, è prezioso quella cosa. La nostra fede è preziosa. E quando una cosa è preziosa per te, tu non vuoi che nessuno te la rubi, tu non vuoi che nessuno te la tocchi. E cosa disse Pietro? Servo apostolo di Gesù Cristo a coloro che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. La nostra fede è preziosa, va protetta, non va messo aperto e permettere che ladri possano venire, no? Che possono venire a distruggere. Dunque la dobbiamo custodire, la nostra fede. Cosa dice Pietro? La fede quanto la nostra, perché la fede, avanti per favore, la fede tua è la stessa fede della Shunemita, è la stessa misura di fede di Pietro, è la stessa misura di fede, soltanto che alcuni la fanno crescere di più e alcuni non la fanno crescere di più, perché Dio non è che sta lì come il brusolini o che vende nocciolini, a te ne do 5 euro, a te ne do 10, a te ne do 2 e basta. No,
non sono talenti, la fede è una cosa, talenti sono altri, ma la fede è una misura di fede, misura. E ho usato questo esempio altre volte. Mia moglie ha dei cucchiaini che sono diverse misure, un cucchiaino, mezzo cucchiaino, un cucchiaino, quelle sono diverse misure. Lì non dice diverse misure di fede, dice la misura, è una misura, una misura, una misura, una misura, una misura, dipende da te quanto la vuoi far lievitare questa fede, no? Dunque, noi pensiamo che il predicatore, il pastore, una sorella, ah, Dio gli ha dato più fede. No, la fede è un frutto dello Spirito Santo, non uno di un frutti, non è che dice che tu hai il dono della fede, tu hai il dono della misericordia, no, tu hai tutte queste cose, come un albero di Natale, il dono che ti ha dato, dove ci sono tutte queste palline diverse, uno è la fede. La fede è uno scudo, come sappiamo in Efesini 6, e la fede va dimostrata con le parole e con le azioni. Mostrami le tue opere e io vedrò che la tua fede è vera e genuina. Avanti per favore. Questa è una cosa che per me è stato potente. La fede è una legge che funziona sempre. La fede è una legge che funziona sempre. Paolo scrive in Romani, dov'è dunque il vantaggio? È escluso per quale legge? Quelle delle opere? No, per la legge della fede. Ci sono delle leggi nel mondo naturale. Legge della gravità, no? Cosa succede? Se io lascio questa Bibbia cadere, cosa succede? Cade, è una legge della gravità. Funziona sempre su questa terra? Funziona sempre. Quando la parola di Dio dice... avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore Gesù sarà salvato. È una legge, funziona? Certo, perché chiunque avrà invocato il nome del Signore Gesù Cristo sarà salvato. Dunque è una legge che funziona sempre, non qualche volta. La fede nelle promesse di Dio è una legge che funziona sempre. Che vogliamo di più? No? La fede è la mano che prende e non molla quello che Dio ha promesso. E noi abbiamo bisogno di imparare a aggrapparsi con fede a quelle cose che Dio ha permesso. Avete visto mai, avete avuto mai un cane che ci giochi con uno straccio o con una corda e lui si aggrappa alla corda e tu lo tieni su, lui non molla mai, no? Questo è come noi, con la nostra fede, dobbiamo aggrapparci alla parola di Dio. Quando le cose sembrano difficili, o di salute, o di situazioni familiari, o di chiesa, o di malattie, o di morte, o di qualunque cosa, andrà tutto bene. Perché? Perché il mio Dio è fedele, mi ha dato delle promesse e io mi aggrappo a quello, non voglio confessare la mia fede. Non è un lavaggio di testa questo, cari fratelli. Il mondo te lo dice questo, perché ti vuole dare una spiegazione religiosa. Ma Dio è un Dio di miracoli, oggi è un Dio che onora quelli che li onorano. E quella è una cosa che serve anche da testimonianza per il mondo. Ok? Dunque, quando noi siamo in difficoltà, evitare la tentazione di parlare male, non permettiamo che le nostre parole influiscano ciò che Dio dice, perché se no annulliamo quello che Dio ci ha detto, lo annulliamo noi con la bocca. Le parole hanno potere. Vi ricordate Gesù quando entrò a Gerusalemme? Prima di entrare c'era un figo, lui aveva fame, c'era un figo e questo figo aveva delle foglie appena germinate, e
cosa disse Gesù? Tu non porterai più figo, non porterai frutto, non maledì. Ok? Poi c'è una spiegazione perché, perché rappresenta. Il giorno dopo gli dicevo, uscirono da Gerusalemme e videro quel figo morto. E videro però che il figo morì non dalle foglie, il figo morì dalle radici. Quando Gesù parlò, andò, toccò le radici, non bruciò subito, non morì subito quel figo. Il giorno dopo, perché quello che diciamo, anche, non lo vedi subito. Quello che Dio dice, non lo vedi subito, ma va alle radici di cose spirituali che tu non vedi, noi non vediamo. Quello che noi diciamo ha un effetto nel mondo spirituale, il mondo spirituale ha un effetto su di noi. Dunque, quando parli, ecco perché nella bocca, nella labbra c'è vita e c'è morte. Dunque, attenzione a quello che parliamo, quello che diciamo, quello che ci diciamo gli uni gli altri, perché c'è vita, vita e morte. Quello che diciamo noi stessi, nutriamo la fede con i mezzi che Dio ha provveduto. Facciamola crescere. Facciamola crescere con la parola che viene predicata, i sacramenti che il Signore ha lasciato, la comunione, la lode, la preghiera, tutto ciò che ci aiuta a prendere quella, con la mano, fortificare quella mano, quella fede. Avete visto mai quando io, quando ero ragazzino, volevo fare un po' di attività fisica, c'erano quelle molle che dovevi esercitare, tu Marco, tu l'hai già fatto, quelle molle che lavoravi per farti una presa forte. È la stessa cosa con la fede, la dobbiamo esercitare, ok? Dunque, avanti di fuori. Sempre in breve, riteniamo ferma la confessione della nostra speranza, perché è fedele colui che ha fatto le promesse. Amen. Amen.